Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Cristo Gesù dai morti. Il desiderio di ogni essere umano è vivere per sempre. Nell'infanzia ci apriamo alla vita, nell'adolescenza e nella giovinezza ci sentiamo invincibili e quasi eterni. Nell'età adulta siamo oppressi dal lavoro, dalla famiglia e dai figli. Nella maturità, mentre il declino fisico avanza, il pensiero della fine diventa più insistente. No, non siamo fatti per morire. Non ha senso. La Bibbia dà una risposta a questo non senso. Nel progetto di Dio per noi c'era solo la vita. La morte è la conseguenza di una scelta sbagliata, sleale, egoista e presuntuosa. Ma il progetto originale di Dio non è svanito dentro quella scelta. Nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. È il testo che abbiamo condiviso poc'anzi. Gesù ha ritracciato la strada che ci ha riconciliati con il cielo. Scegliere di vivere nella libertà di Dio, vivere nella consapevolezza che la morte non è la fine di tutto, affrontare le giornate cupe e pesanti nella certezza di aver vinto in Cristo, con Cristo e per Cristo, alla fine di rinascere a una speranza viva, pulsante, battente. E allora con l'Apostolo Pietro gridiamo nel nostro cuore: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, risuscitando per me e con me a vita eterna. Buona giornata.